Parliamo del Teramo, lo facciamo col neo dirigente Davide Ciaccia. Buonasera Ciaccia. Buonasera a tutti voi, buonasera, grazie della disponibilità e dell'invito. Assolutamente, un piacere per noi, assieme a suo fratello, insomma, si è insediato, manca solo la ratifica, no, del preliminare di vendita del pacchetto di maggioranza davanti a un notaio. Conferma che tra un paio di settimane ci sarà? Sì, se non ci sono, diciamo, slittamenti, è fissata per il giorno 8. Per il giorno 8 di novembre. No, 8 novembre, sì. Domenica agrodolce per lei, perché il Fiuggi ha battuto il Pineto, lei è anche proprietario del Fiuggi, il Teramo però ha perso a Pontedera sul campo del Montevarchi. Come ha vissuto questa domenica? Ripeto, ero a Fiuggi perché a Montevarchi è andato il direttore generale, per cui insomma da Fiuggi è andato tutto molto bene, siamo alla sesta vittoria consecutiva. Per quello che riguarda il Teramo, purtroppo è una sconfitta, poi uno scontro diretto, quindi sicuramente la situazione va gestita con attenzione e delicatezza. Ecco, una situazione che va gestita con attenzione, questa è la seconda sconfitta consecutiva dopo la serie di risultati utili 5, ovvero 3 pareggi e 2 vittorie. Che cosa significa va gestita con attenzione? Rischia l'allenatore? No, assolutamente, no, 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 voglio dire, va gestita con attenzione perché oggi comunque la classifica è vero, siamo all'inizio dei campionati, le classifiche sono molto corte, però sono molto corte, no, in tutti e due i sensi, quindi sia a salire e magari potersi agganciare più avanti al treno playoff, così come trovarsi invischiato definitivamente in una lotta per la salvezza, cosa che vorremmo assolutamente evitare. Ecco, lei e suo fratello non siete neofiti affatto del calcio, fate calcio da tantissimi anni, ricordo anche l'Atletico Roma che sfiorò la Serie B nel 2011, la finalissima persa con la Juve Stabia di Piero Braglia, in quell'Atletico Roma c'era anche Balzano che poi sarebbe passato proprio al Pescara di Zeman. Perché Teramo? Perché la scelta di acquistare il Teramo? Beh, Teramo perché ecco, proprio partendo dall'Atletico e dalle altre esperienze, insomma, noi ci siamo sempre trovati per un motivo o per l'altro a fare calcio in situazioni dove non c'è una storicità e quindi non c'è grande passione, grande partecipazione da parte del pubblico. Quindi sapevamo di questa opportunità, abbiamo cominciato a parlare con il presidente Iachini già prima dell'inizio dell'estate, poi la trattativa però è stata, diciamo così, rinviata a data successiva e ora abbiamo concluso, o comunque concluso in maniera preliminare, ma insomma manca veramente poco. E insomma, arrivare a Teramo i primi giorni è stato comunque molto, molto bello perché insomma, abbiamo trovato entusiasmo, abbiamo trovato una città che ci ha accolto e conto di poter incontrare già i gruppi organizzati durante questa settimana, perché vorremmo insomma concertare e fare le cose nel giusto modo per dare un contributo rispetto a quello che ha fatto il presidente, che è comunque tantissimo in questi 2 anni, ma dare un contributo per cercare di riportare Teramo nell'elite del calcio, almeno di questa categoria. Non so se mi può rispondere a questa domanda. È vero che a fungere da trade union tra Iachini e i fratelli Ciaccia è stato Sandro Federico, anzi si dice che potrebbe essere lui il direttore sportivo? Sì, non c'è nulla da nascondere, l'ho detto anche a una TV locale poco fa che mi ha intervistato alla fine della partita del Fiuggi. Sandro è stato uno delle persone insomma, che ci ha messo in contatto prima dell'estate, poi chiaramente la trattativa non è che lui non ha mai partecipato al tavolo delle trattative, quindi ci ha aiutato nel costruire il rapporto, ha costruito il contatto e molto probabilmente potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Teramo. Cioè, Teo Di Mascio resterà alla guida del settore giovanile? Beh, assolutamente sì, anche perché poi non, adesso non conosco nel dettaglio la sua posizione, ma non ho avuto ancora il piacere di conoscere Di Mascio, ma ha un contratto, credo, pluriennale che va oltre questa stagione, quindi chiaramente troveremo la quadra con lui a fare in modo che possa svolgere al meglio la sua funzione, anche perché mi pare che poi ci siano l'attività abbia portato calciatori giovani alla ribalta nazionale, non ultimo
il ragazzo del 2006 che ha esordito la settimana scorsa, quindi questo va dato comunque merito a chi si occupa di questo settore. Assolutamente, lei allude a Jacopo Surricchio, classe sì, 2006, soltanto 15 anni. Tra l'altro Iachini ci aveva detto qualche giorno fa, quando l'abbiamo intervistato, che ci sono addirittura 7 club di Serie A su questo ragazzo. Le risulta? Sì, Presidente, ci ha detto appunto che ci sono trattative con praticamente tutte le società più importanti della Serie A, dall'Atalanta, la Juventus, la Roma, quindi sicuramente è un ragazzo che ha destato grandi attenzioni e poi vedremo se sarà il caso di cederlo in questo momento o invece trattenerlo come valore tecnico per il futuro del Teramo Calcio. Porterete altri soci? Porteremo altri partner, altri soci ed altri partner. Chiaramente noi ci occupiamo di immobiliare, ma soprattutto di super bonus, quindi ci saranno due, credo, general contractor di riferimento del super bonus che entreranno nell'azionariato e poi altri 3 o 4 partner di livello nazionale che potranno supportare con delle sponsorizzazioni direi rilevanti per poter costruire una squadra importante nell'immediato ma soprattutto nel futuro. Perfetto, quindi ripetiamo, lunedì 8 novembre la ratifica davanti al notaio dell'acquisto del pacchetto di maggioranza, ma possiamo già dire le percentuali o no, Ciaccia? Sì, non c'è da nascondere, ripeto, conta poco perché non è importante avere il pacchetto di maggioranza, comunque la quota dovrebbe essere quella del 60%. 60%, però insomma sì. Iachini resterà presidente sino al termine del campionato, mi pare, no? Questo assolutamente sì, è un qualcosa che avevamo coordinato già da tempo, quindi il presidente rimarrà nella sua funzione e poi sarà lui a decidere al termine del campionato, come va detto, insomma, se cederà l'altra quota che detiene sia come Ismidia che come persona fisica o se vorrà definitivamente lasciare l'attività e l'impegno calcistico. Perfetto, a gennaio rinforzerete l'organico, perché insomma per me Guidi è bravo, però è un organico corto. Sì, questa è la prima cosa che abbiamo sentito dire dall'allenatore, un po' per gli infortuni di questo periodo, un po' per una situazione appunto probabilmente poco strutturale, ci sarà da intervenire qualitativamente ma anche sicuramente quantitativamente. Davide Ciaccia, intanto in bocca al lupo, davvero. Crepi il lupo. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie della disponibilità e un saluto a tutti.